L'uomo scoprì i colori e fu l'arcobaleno. La natura è uno scrigno di colori. Il verde di una foglia racchiude mille sfumature di giallo e blu. E ciò che è invisibile agli occhi, con un po' di chimica può diventare visibile. Trattare una foglia con un solvente organico permette l'estrazione dei suoi pigmenti. Utilizzando una lastrina TLC ed un'adeguata miscela di solventi, i pigmenti della foglia si separano. E voilà, la magia dei colori ha inizio. Nel giardino chimico tutto può accadere. Possono fiorire i colori quando un catione ed un anione si incontrano per dare origine ad un sale poco solubile. E così basta solo un po' di cromato di potassio per far flocculare un cromato d'argento rosso mattone. E se l'azzurro del solfato rameico incontra lo ioduro di potassio, il bel color del cielo viene contaminato dalle striature color ambra dello iodio e dal bianco impercettibile dello ioduro rameoso che precipita. Quando invece il nitrato d'argento incontra lo ioduro di potassio, un latticinoso bianco ioduro d'argento precipita con leggiadria e leggerezza. Nel giardino chimico tutto è possibile, anche far fiorire i colori dell'arcobaleno. I colori, come i lineamenti, seguono i cambiamenti delle emozioni. Osserviamo il comportamento di un colorante, il rosso nilo, in diversi solventi. Il colore di una molecola dipende in gran parte dall'energia sia del suo stato fondamentale che del suo stato eccitato. Quando una molecola assorbe la luce solare passa dal suo stato fondamentale ad uno stato eccitato. Questi due stati energetici possono essere più o meno stabilizzati a seconda della natura chimica delle molecole di solvente che la circondano. Cambiando quindi la differenza di energia tra questi stati, la conseguenza diretta è il cambiamento di colore. Cambiare colore con la natura del solvente, o più precisamente con la sua polarità, è una proprietà che si chiama solvatocromismo.
È un po' come i nostri visi, che cambiano colore con l'emozione che viviamo e ci circonda. L'aperovskite è un composto inorganico, nanocristallino, costituito quindi da cristalli piccolissimi. Durante la sintesi di questo composto, dopo l'aggiunta dell'ultimo reagente, si formano cristalli di dimensione nanometrica. Questi cristalli si formano più velocemente quando la soluzione viene raffreddata. È proprio questa dimensione piccolissima dei cristalli che conferisce loro un'evidente proprietà di luminescenza, meglio osservabile sotto il radiamento ultravioletto. E così il piccolo diventa luminescente. Sapete che la luce è una forma di energia? Il rosso nilo, in etere etilico, assume una bellissima colorazione rosso-arancio. È una questione di energia perché assorbe la radiazione luminosa ed emette il colore che, in questo specifico caso, è influenzato dall'ambiente in cui si trova, il solvente. Se irradiamo il poliedrico rosso nilo con una lampada UV, si otterrà un suggestivo vortice fluorescente. L'arcobaleno riscalda il cuore e illumina lo sguardo. Per questo magico gioco di colori basta solo un po' di acqua ossigenata al 30%. Del sapone per piatti.
del colorante acrilico. Una soluzione satura di ioduro di potassio che fungerà da catalizzatore. Osserveremo una reazione di dismutazione, ovvero la trasformazione dell'acqua ossigenata in acqua ed ossigeno. L'ossigeno, essendo gassoso, salirà verso l'alto intrappolato nell'elemento schiumogeno del sapone e portando alla formazione di tantissima schiuma colorata. Perché quando l'uomo scoprì i colori, fu l'arcobaleno.